Abbiamo cambiato il suo posto, l'abbiamo messa lì, un po' più comoda. Fatta in cucina, siamo solo con la... abbiamo solo pasta stavolta, niente gnocchetti. Cos'è successo? Non sono convinto, però fa niente. No, perché agli uomini, e questa è una cosa generale per gli uomini, mi dispiace uomini in ascolto. Sognatori, buongiorno, salutate. Ciao. Sto mangiando. Dove siamo? Come al solito, cioè, di solito cos'è che fa? Mangia. Nuovo viaggio, siamo al lago di Endine, stavolta non lo storpio. Sono le 17:10, siamo arrivati qui verso 2:30. Perché comunque oggi la signora Pata doveva cantare in chiesa, perché sapete che lei è una cantante lirica, intanto la chiamano per fare qualche matrimonio. Siamo partiti tardi, allora abbiamo deciso dove andiamo, che non sappiamo dove andare. Qui sulla Bergamasca c'è il lago d'Endine. Ciao! Vai, ciao! Qui sulla Bergamasca c'è il lago d'Endine e siamo venuti qui per passare questa giornata fondamentalmente. Domani con le biciclette faremo il giro del lago e adesso, dopo 2 ore al parco che voi non vedrete ma che c'è qua in fondo, dove la signorina Patatina ha giocato tutto il tempo, vero? Adesso siamo rientrati in camper, nonostante faccia caldissimo, perché ci sono 29 gradi dentro. Ci sono 29 gradi dentro e vabbè, dove siamo fondamentalmente vi faccio vedere, venite con me. Lo vedete là al lago? Ok, siamo sul lago, ma non si può parcheggiare sul lago. Sul lago di Endine, fondamentalmente, in tutti gli spiazzi fronte lago c'è il divieto di parcheggio per i camper proprio. Non ci sono sbarre, però diciamo che il passaparola dice che passano comunque a multare perché ci sono i divieti. Allora ci siamo messi in questo bellissimo no, però in questo parcheggio libero, tra l'altro uno dei pochi gratuiti perché costano tutti un botto da queste parti. Ci siamo messi qua, dove staremo qua stasera, domani, e poi faremo il giro. Adesso Patta riposa un po', se ci riesce con la patatina. Io vado avanti a editare il video che avreste già visto, che sarà quello di Viterbo. Ok, ciao sognatori. Dove passeggiare? Dopo Vitorchiano vi consigliamo di passare al parco giochi di Vitorchiano. Pa 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 pa. Ho tagliato tutta la parte della bici. Allora, Patta in cucina. Patta in cucina. Siamo solo con la... abbiamo solo pasta stavolta, niente gnocchetti. Cos'è successo? È successo che io non ho preparato la borsa frigo. Chi l'ha preparata? Partita presto, quindi l'ho preparata Pato.
e Pato pensava di, che la borsa fosse già pronta e di dover prendere dal frigorifero solo la scatolina dei formaggi, giusto? Pensando. Ma perché Pato ha capito questo? Perché scusa? Avete visto come è tratta? Avete visto in che condizioni mi tocca viaggiare, ragazzi, dopo che ho caricato le biciclette con la nana a spalle. Ho caricato il furgone da casa con tutte le cose, ok? Con la nana a spalle. Cosa che mi hai detto? Non devi filmare con le preparazioni. Poi ho caricato l'acqua, sono tornato a dare da mangiare alla nana, ok? E tutto il resto, ho fatto tutto da solo e lei? Ma come? Ci ho detto ieri sera che c'erano le bistecchine, ne abbiamo parlato ieri sera, pensavo che avessi capito da dove riprendere. Perché io parlo così. Tu parli così, quando mi sgridi parli così, esatto. Perché la Van Life fa parte anche delle discussioni fra moglie e marito. Giusto? Fai ciao ciao. Guardate che piatto di pasta che mi ha fatto. A te sì, io me lo mia so. Moglie, guardate il suo. In che senso? Il mio è troppo? No, no, che sono completamente diversi. Perché io dono sempre tanto ragù a te. Allora. Io me la mangio così. Butta. Vabbè, sognatori, oggi è così, oggi è un po' polemica. Buon appetito a tutti. Non so mai. Buongiorno, sognatori. Aiuta anche lei. Buongiorno sognatori. Non dici più. Vabbè. Colazione pronta. Pato è già in modalità estate, quindi non si berrà più il tè caldo, nonostante la temperatura sia adeguata per un buon tè. Ma succo brioche e yogurt. Tutto pronto. In tavola. Anna ha già mangiato mezzo yogurt, due biscottini ed attende la brioche. Temperatura esterna 15 gradi circa, interna 25. Perché abbiamo acceso la stufa. Stanotte è venuto giù il diluvio. Ci siamo venuti qua perché io ho guardato le previsioni, sembrava bello. Stanotte è venuto giù il diluvio. Cioè, guardate un po'. Adesso però sembra aprirsi, forse riusciamo ad andare in bicicletta. Comunque facciamo colazione e vediamo. Ma ci faccio io? Sei a filo. Allora sognatori, come sempre le partenze sono le nostre, almeno non so perché, ma sono sempre piene di imprevisti, o sia noi che siamo sfigati o sia noi che chiamiamo la sfiga con il karma, non lo so. Comunque siamo partiti, esiste questa pista ciclopedonale sul lago di Endine, molto carina. Vedremo di farla tutta oggi, vediamo se ci riusciamo a farvela vedere. La giornata, nonostante la notte di pioggia, sembra essere positiva. Anna è alle mie spalle col suo solito sorriso. E adesso vediamo che tratti di strada bisogna fare.
e poi finisci in mezzo a una regata. Allora sognatori, eccoci qua, tutti insieme. Siamo penso a metà del lago, ah? Secondo me metà l'abbiamo già girato. Allora, non fate l'errore che abbiamo fatto noi, perché su internet era chiamata come pista ciclopedonale e invece non è una pista ciclopedonale. Cioè, in molti punti ha le caratteristiche di essere pista ciclopedonale, in altri effettivamente è un po' stretta. Bisogna andare a passo d'uomo e avere pazienza con i pedoni. Però comunque non lo è. Perciò tecnicamente siamo in multa su questa pista pedonale che gira intorno al lago. Cioè, se volete fare il giro di lago di Endine, giusto? Lago di Endine, dovete farla sulla strada, sulla statale, con le moto che sfrecciano, le macchine che passano e i camper che passano. Perciò presumo, non vedendo una cipa tra l'altro, perché vedi solo in alcuni punti, perché la pista, come avete visto, è molto a livello dell'acqua. La statale è molto più alta, coperta dalle piante, perciò non vedresti comunque il lago. Detto questo, adesso cosa sta facendo la pata? Dando da mangiare alla bimba. Con la bocca piena, ovviamente. Vabbè, dai. Adesso mangiamo e poi ormai abbiamo trasgrediamo fino in fondo, anche se non è bello. Poi le mie considerazioni, per chi le vuole, gliele dico nei commenti. Diteci cosa pensate, se è giusto che una pista come quella che avete visto sia solo pedonale. E le famiglie con i ragazzi, immaginatevi bambini di 7-8 anni con la bicicletta sulla statale. Fateci sapere cosa ne pensate. A dopo. Anna, hai fatto le ninne? Stai mangiando? Oh, cosa c'è di buono oggi, chef? Allora, focaccia. Così, fredda? Fredda, quindi non so quanto convenga mangiarla. Ok. Volendo c'è un panino. Un panino? E tramezzini, vediamo i tramezzini che ha comprato il pato. Allora, allora uno prosciutto cotto e funghi, che sono per la pata, perché questi non li mangia di sicuro, e salame e olive sono per il pato. Tipo? Un panino. Ok. Vabbè, buon appetito!
passiamo di qui. Sì, sì, passiamo di qui. Ok, ci passo. Minchia. Cos'è? No, si ferma qui, amore. Torna Andrè. È uno scherzo. No, non c'è più niente. Ciao. Non c'è niente. Ah, si blocca lì. Scherzetto. Turno Mendrè. Passaggio fantastico questo. Indovinate chi sta mangiando? Il taglio. Io, guardate, caffè. Bene. Tu. È buono? Sì. Latte. Prego, guardate come si contengono il gelato queste due ragazze. Buona. Adesso pausa, caffè, birretta e poi torniamo al camper e tiriamo le conclusioni di questo giro. Ciao sognatori, la nostra giornata è terminata. Il lago Dendi è un posto molto carino, in questo periodo diciamo che è ottimo venire perché non ci sono zanzare, a parte i pelucchi del polline, però il clima è ideale, si dorme benissimo perché la sera sale una bella brezzolina fresca. E quindi vi aspettiamo tutti qua. La pista ciclabile non era una pista ciclabile, o meglio a tratti sembrava si potesse transitare anche con le biciclette, in alcuni tratti invece vi era proprio il cartello di divieto. È una pista pedonale, lo diciamo chiaro e tondo, è una pista esclusivamente pedonale, non è una pista ciclabile, ok? Se poi la volete fare come abbiamo fatto noi, vi prendete i vostri rischi come ci siamo presi noi. Questo deve essere chiaro perché non vogliamo dirvi cose sbagliate, non è una pista ciclabile. Detto questo, e niente, il giro dura circa, farlo senza pause, un paio d'ore, due ore e mezza si fa. Sono circa 25 km di giro ed è molto dolce, si potrebbe fare tranquillamente con delle biciclette classiche da uomo e da donna senza cambi, perché a parte un paio di salite un po' impegnative non ce ne sono. Avete visto che c'è un pezzo che va su strada perché la pista non è finita. E niente, detto questo, alla prossima avventura. Ciao ciao, ciao. E ciao ciao.